La parola al mister e poi lo spazio alle domande. Prego mister. Tanto buongiorno a tutti, vi faccio un po' il quadro generale dei ragazzi che non sono stati convocati perché indisponibili. Iniziamo da Japon che insomma l'intervento è riuscito e dunque è iniziato la sua riabilitazione. Calderoni per il problema che ha avuto al polpaccio ha iniziato a correre e si lavora per capire se potremo recuperarlo per la partita che faremo col Cosenza la domenica successiva. Dermacu, la lesione che ha avuto al flessore è guarita e stiamo curando una fascite plantare che gli dà qualche problematica e di conseguenza stiamo lavorando su quello. Listowski, problema al tendine d'Achille, sembra in fase di risoluzione, anche con lui lavoreremo per cercare di recuperarlo nella partita con il Cosenza. Paganini invece è da 10 giorni che gestisce una sciatalgia, dunque in alcuni allenamenti riferisce di stare bene, in altri sente qualche stilettata che gli procura fastidio. Stamattina purtroppo aveva parecchio male e abbiamo preferito fermarlo. Mancosi invece nel post gara della partita con il Brescia su una vecchia cicatrice che aveva un flessore riferiva dolore, abbiamo lavorato indifferenziato questi 2 giorni cercando di capire se stamattina stesse meglio, invece riferiva ancora dolore, di conseguenza preferiamo non rischiare e non è stato convocato. Lo stesso discorso vale per Taxidis che nel post gara della partita col Brescia ha riferito di avere fastidio al polpaccio, anche lui ha fatto differenziato un paio di giorni, anche stamattina riferiva di avere ancora dolore e di conseguenza preferiamo non rischiarlo e queste situazioni verranno valutate poi la prossima settimana. Questo è un po' il quadro generale dei giocatori indisponibili. Nei convocati, come vi ho detto un po' l'altra volta, stiamo lavorando per migliorare la condizione di Yalcin che per il problema al Covid, dove è stato fermo 10 giorni, ha difficoltà quando va sull'intensità nel recuperare e stiamo lavorando per migliorargli la condizione e sicuramente anche la settimana prossima, che sarà una settimana lunga, servirà ancora di più per aiutarlo a migliorare appunto la sua condizione. Questo è un po' il quadro generale dei giocatori indisponibili e del discorso di Yalcin che è stato comunque convocato. Adesso sono per voi, per le vostre domande. Grazie mister, c'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport, prego Elio. Buongiorno mister, grazie per i chiarimenti che ci ha dato sugli indisponibili. Volevo chiedere in particolare per quanto riguarda Mancoso e Taxidis, che furono sostituiti alla fine del primo tempo della gara col Brescia, evidentemente avevano già problemi muscolari o quella fu una scelta tecnica legata al rendimento anche prevedibile dopo che hanno avviato la carretta per un intero giro di andata? Quindi questo dolore lo hanno avvertito, è stato la causa della sostituzione o lo hanno avvertito dopo? E conseguentemente le chiedo, mentre per Taxidis ha già collaudato Yulman Polderone, per sostituire Mancoso ha qualche idea trequartista o potrebbe ovviare pensando ad un modulo con 3 attaccanti, con Rodriguez e Danilis? Questo quadro che vorrei ci volesse chiarire ulteriormente, grazie. No, il cambio tattico che ho fatto con il Brescia non è stato riferito a problematiche segnalate in quel momento dai 2 ragazzi, che comunque Marco gestiva da 10 giorni questo affaticamento al flessore, ma non gli aveva creato problematiche particolari. Lo stesso era per Taxidis, mentre una serie di partite consecutivi hanno acuito un po' questo tipo di problematiche, ma in quel momento la sostituzione è stata tattica e dalla stessa sera hanno riferito al dottore questi fastidi, li abbiamo curati nei giorni successivi e non è stato possibile recuperarli per la partita. Per quanto riguarda il discorso di Yulman, ha già giocato la partita di Pordenone in quel ruolo e il pezzo di partita già in casa con l'Ascoli e il secondo tempo con il Brescia, e dunque da quel punto di vista è affidabile in quel ruolo. Nel ruolo di trequartista abbiamo lavorato comunque con Henderson sia in allenamento che anche nella partita col Brescia nel secondo tempo l'ha fatto e secondo me è l'attitudine giusta per poterlo fare e di conseguenza la linea deve essere quella, perché 3 attaccanti puri secondo me sono difficili da sopportare, un conto se giochi un 4-3-3, ma sono tutti attaccanti che sono delle punte e dunque difficilmente, se non in una situazione dove devi andare a recuperare un risultato gli ultimi minuti di partita, puoi forzare questa situazione, ma su un tempo più lungo la squadra secondo me non avrebbe l'equilibrio giusto e corretto per reggere tutta la partita. Grazie. Prego.
Può intervenire Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Prego Tonio. Buongiorno Colini. Analizzando la partita con la squadra, ha toccato il punto di una migliore gestione del finale in situazione di vantaggio? Guarda, è un punto che anche rivedendo la partita, secondo me il Brescia ha spinto, ma eravamo solidi, non avevamo praticamente rischiato niente. È stata una situazione che si è creata con un doppio cross dove dentro comunque eravamo posizionati. E da quel punto di vista lì, solo su quell'ultima palla dove magari abbiamo giocato un filtrante invece di poter consolidare un possesso che probabilmente ci avrebbe consentito di giocare ancora nella metà campo del Brescia 30-40 secondi che probabilmente avrebbero portato a far sì che la partita la chiudessimo in vantaggio. Su quel tipo di situazione è normale che a volte possiamo fare meglio. Nella situazione complessiva ho visto una squadra che comunque ha giocato, ha tenuto il campo bene. Nella situazione particolare proprio dell'ultimo minuto sicuramente quella palla la potevamo gestire in maniera diversa. Grazie. Prego. Aveva chiesto di intervenire Carmen Tommasi di Telerama, prego. Mister, buongiorno. Io ho due domande. La prima, quanto è dispiaciuto di non aver mai potuto avere in questa stagione tutta la rosa a disposizione e che atteggiamento pensa che avrà la Cremonese domani in campo dal primo minuto? Grazie. È una stagione particolare sotto tanti punti di vista, nel senso che, come ben sapete, per la situazione legata al Covid è stata una stagione che è iniziata e dopo 3 settimane già giocavamo una partita ufficiale, quando solitamente almeno hai 6 settimane per preparare la prima di campionato. Sicuramente ci sono state tante problematiche legate sia al mercato estivo, che sicuramente ha rallentato determinate situazioni di integrazione, poi qualche problematica durante la stagione di vario tipo. Abbiamo appunto adesso a gennaio fatto 5 nuovi innesti e dunque stiamo rincorrendo un equilibrio generale. Secondo me la squadra, fino al doppio impegno casalingo con l'Ascoli e il Brescia, aveva una buona classifica che se facevamo quello che volevamo fare, cioè vincere le 2 partite casalinghe, secondo me ci avrebbe dato una classifica ottimale. Non siamo stati bravi e capaci nel farlo e di conseguenza in questo momento bisogna, come dicevo poi stamattina ragazzi, avere fede, credere, avere coraggio, andare avanti in quello che si propone, affrontare la situazione che in questo momento non è quella che vorremmo, ma è solo affrontando la testa alta, combattendo e dando il meglio di sé che si esce da situazioni particolari che si vengono a creare per tutta una dinamica generale che vi ho spiegato prima e di conseguenza il nostro atteggiamento non deve mutare e dobbiamo combattere a testa alta e uscire da questo momento dove non ci vedo, i risultati non ci premiano. La Cremonese è un'ottima squadra, già con Bisoli aveva fatto un percorso importante, da quando è subentrato Pecchia hanno fatto bene, hanno cambiato atteggiamento tattico, giocano con un 4-2-3-1 che a volte diventa un 4-4-2, riconosco delle giocate offensive che sviluppano bene, hanno qualità, stanno facendo bene anche a Venezia, che è una squadra che sta facendo un grande campionato, hanno perso giocando un'ottima gara e dunque abbiamo la consapevolezza insomma, di affrontare un avversario che è in un momento di forma, come sempre rispettiamo tutti gli avversari, ma abbiamo sempre dentro di noi la volontà di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità per raggiungere il risultato migliore possibile. Giancarlo Castignano di Radio Venere, prego. Buongiorno mister, quando si hanno tante assenze purtroppo si limitano anche le alternative. Volevo chiederle quante possibilità ha Rodriguez di partire magari titolare? Domani giocherà titolare, ho scelto, anche se il ragazzo, come vi ho detto l'altra volta, avrebbe bisogno di un percorso di continuità dal punto di vista degli allenamenti, perché vi ho raccontato un po' la storia di come è arrivato, però ha avuto un ottimo impatto anche col Brescia nel tempo che ha giocato e domani lo voglio far partire titolare. Vedremo quanta continuità avrà e quanto riuscirà a reggere, ma è un giocatore che ha avuto per adesso, partendo dalla panchina, un impatto devastante sulle partite e dunque voglio vederlo anche dall'inizio e domani ci sarà la prova del campo. Sono sicuro che il ragazzo, per quanto ne avrà, darà il meglio di sé perché quando è entrato ha sempre fatto molto bene. Matteo Bottazzo di Canale 85, prego.
Sì, mister, buongiorno. Per quanto riguarda invece la mediana, pensa a un turnover o alla riconferma di Bjorkengren in quella posizione? Lì ci sto ragionando, probabilmente dall'inizio ci sarà, ci saranno un paio di situazioni diverse sulla linea di centrocampo. Generalmente ci saranno 4-5 cambi rispetto alla ai giocatori che hanno iniziato la partita col Brescia, proprio perché siamo alla terza partita in una settimana e c'è bisogno di rigenerare un po' di energie, e su questo abbiamo lavorato e abbiamo preparato la partita. Gabriele De Giorgi di Lecce Prima, prego. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno. In generale sembra che la squadra diventi più prevedibile quando gioca sotto ritmo, cioè quando paradossalmente avrebbe più tempo per ragionare, mentre nelle situazioni in cui le necessità del campo la portano anche ad un assalto affannoso, penso anche alla partita con l'Asco in finale, la squadra sembra ritrovare almeno a tratti quelle dinamiche di sovrapposizioni, di passaggi di prima che tanto si erano messe in luce nella prima parte del campionato. E c'è in questa considerazione un qualcosa di vero? Giocare sotto ritmo non è nelle qualità di questa squadra? Ma sai, se io penso alle ultime tre partite nostre, io penso che a Pordenone abbiamo impattato la partita molto bene. Se vado e ripenso ai primi 25 minuti di Pordenone, eravamo in controllo totale della partita, eravamo pericolosi e la squadra ha fatto bene. Poi dopo il gol del pareggio si è un po' riequilibrata e nel secondo tempo comunque abbiamo provato sempre a fare le nostre cose. Abbiamo avuto la grande occasione 10 minuti alla fine con Mancosu per andare a vincere la partita. Con l'Ascoli uguale, perché se andiamo a vedere i primi 25-30 minuti, nonostante il risultato fosse in parità, abbiamo dato ritmo, abbiamo giocato, abbiamo sviluppato le nostre cose, eravamo comunque andati in vantaggio e con il Brescia l'impatto della partita è stato positivo. Poi, come vi ho detto, nella seconda parte del primo tempo aveva preso un po' campo il Brescia, nel secondo tempo sul risultato di parità abbiamo comunque fatto due gol, abbiamo giocato una partita secondo me fatta di organizzazione, di proposta, di ritmo. Poi ci sono anche gli avversari che a volte ti costringono giustamente a ripiegare, e come vi ho detto l'altra volta, a volte sei costretto a palleggiare un po' di più, soprattutto quando le squadre avversarie ripiegano la propria metà campo o vanno a coprire tutti gli spazi, dunque per forza devi cercare di muovere la palla per poi diventare veloce. A volte lo possiamo fare, che anche quando le altre squadre fanno una proposta più offensiva ci sono anche più spazi per poi diventare veloci, dunque le partite vanno lette, vanno inquadrate, a volte anche lette dal punto di vista tattico di quando si può essere veloci e quando non è veloci. Dunque non parlerei solo di impeto nel recuperare il risultato, ma parlerei anche proprio di situazione tattica che è diversa da una partita all'altra e dipende anche un po' dall'atteggiamento dell'avversario.